Eccoci ad analizzare le partite delle 15, delle 18, delle 20 e 30 della 18ª giornata del 26-12-2018, ovvero penultima giornata del girone d'andata e penultima giornata di questo 1000, sì, scusate, di questo 2018. Allora, la partita principale della giornata di oggi, delle ore 15, è sicuramente Atalanta-Juventus. Atalanta che sta vivendo un periodo altalenante, vittoria contro la Lazio in casa, sconfitta per 3-1 a Genova, contro il Genoa, e oggi contro la Juventus potrebbe, diciamo, chiudere in bellezza il proprio anno in casa. Non sarà facile, anche se le indiscrezioni portano ad un ampio turnover da parte di Allegri. Altra partita importante per la zona medio-bassa è Cagliari-Genoa. Cagliari che è stato demolito dalla Lazio 3-1 l'ultima giornata, ma è stessa identica cosa dal Napoli nella giornata precedente ancora, ovvero la sedicesima. Genoa che è in trasferta viene da un 3-2 sconfitta contro la Roma, ma da una bella vittoria, abbiamo detto, contro l'Atalanta per 3-1. Qui il risultato tendenzialmente dovrebbe essere sul 2, ma occhio al Cagliari. Per quanto riguarda Atalanta-Juve, dovrebbe essere 2, ma attenzione all'Atalanta perché potrebbe strappare un bel pareggio. Poi c'è un interessante Spal-Udinese, Spal che sta cercando in tutte le maniere di ritornare ai fasti delle prime giornate, ma viene da due pareggi consecutivi contro il Chievo in casa e trasferta contro l'Udinese. Mentre per quanto riguarda l'Udinese viene da un pareggio contro il Frosinone, quindi la partita, scusate, era Frosinone, e mentre in trasferta viene da una sconfitta contro l'Inter a Milano. Anche qui il risultato potrebbe essere una bella X, secondo me. Altra partita importante è Bologna-Lazio, dove la banda di Simone Inzaghi, dopo il risultato favorevole contro il Milan, che ha pareggiato 0-0, quindi un risultato favorevole per quanto riguarda i capitolini, potrebbe allungare in classifica e quindi dare una sterzata a questa, diciamo, stagione, a questo finale di anno, anzi, specifichiamo. Per quanto riguarda le altre partite, Sampdoria-Chievo tendenzialmente dovrebbe essere un 1 fisso, però il Chievo nelle ultime partite ha fermato prima l'Inter, poi la Lazio e poi ha strappato un pareggio contro la Spal per 0-0. Le partite delle 18. Partite 18 c'è un interessante Torino-Empoli con le due squadre che vanno a caccia di punti per l'Europa League Torino, per la salvezza ovviamente l'Empoli. Poi c'è un Roma-Sassuolo di alta classifica, in quanto il Sassuolo è davanti di qualche punto o siamo lì nella zona contro la Roma, e la Roma che deve cercare in tutte le maniere di poter raggiungere, diciamo, un meritato posto al sole, anche se la crisi è ben evidente. Chiuderà stasera Inter-Napoli, che sarà un match dove non vedrà Nainggolan, che come abbiamo visto vuole andare via dall'Inter, sta facendo di tutto nei famosi audio che abbiamo intercettato e che le trovate anche nel mio canale, quindi neanche nel vostro canale perché lo voglio condividere con voi, e quindi è una situazione abbastanza non ottimale. Per questo è tutto, ci rivedremo per le ore 17, 17:10 appena finiscono le partite, con l'analisi delle partite delle 15 e le integro con le partite delle 18 e delle 20:30. Un caro saluto dal vostro Filippo e buon campionato a tutti. Citazione in Mosca.